pesanti richieste di condanne per i quattro imputati per l'omicidio Morganti. Oggi e domani è il turno delle arringhe difensive. Il 23 luglio la sentenza definitiva. Remo Lanzi, 79enne, è stato trovato morto nelle campagne di Torre Cajetani. Da parecchie ore non faceva ritorno a casa, da qui l'allarme dei familiari. Autista di Chiotra l'ha aggredito con pugni e calci un extracomunitario poiché non voleva scendere dal bus. L'azienda in una nota ha annunciato che prenderà provvedimenti. Secondo le analisi effettuate dall'Università di Roma Tor Vergata non ci sarebbe diossina rilevante nei terreni coinvolti dall'incendio della Mecoris di Frosinone. Ieri la direzione del PD si è riunita per discutere sulla questione dei rifiuti provenienti dalla capitale, sottoscritto un importante documento. Domani a Vico nel Lazio al via la 4 giorni dedicata ai cavalli e ai loro cavalieri, giornate ricche di escursioni, giochi e musica. Alessio Tribuzzi è il nuovo calciatore del Frosinone dopo una brillante prestazione con l'Avellino. La squadra da oggi è raduno a Ferentino prima di partire per il Terminillo. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il Lazio TG della provincia di Frosinone. Apriamo parlando dell'omicidio Emanuele Morganti. Dopo le pesanti richieste di condanne per omicidio volontario, oggi e domani sarà il turno delle arringhe difensive dei legali dei quattro sotto processo. La procura di Frosinone ha richiesto pene elevate e un ergastolo per l'omicidio del giovane di Tecchiena, Emanuele Morganti, ucciso dal branco nel 2017. Dopo la requisitoria dei pubblici ministeri Giuseppe De Falco e Vittorio Misiti, si apre una 2 giorni dedicata alla preparazione delle arringhe difensive. I quattro imputati, Franco e Mario Castagnacci, Paolo Palmisani e Michel Fortuna, parleranno per 2 giorni, in attesa delle ultime repliche e poi la sentenza definitiva prevista il 23 luglio. Come ricordiamo, i pubblici ministeri hanno chiesto l'ergastolo per Fortuna, 28 anni per Mario Castagnacci, 26 per Paolo Palmisani e 24 per Franco Castagnacci. Il pubblico ministero ha contestato il dolo diretto con l'aggravante per dei futili motivi a Fortuna. Da qui la scelta di chiedere l'ergastolo, mentre per gli altri 3, sempre omicidio volontario in concorso, con dolo però eventuale, ovvero si sono assunti il rischio dell'uccisione di Emanuele. L'avvocato Enrico Pavia, che rappresenta la parte civile, ha poi chiesto una simbolica richiesta risarcitoria di 1 milione di euro per ciascun genitore e di 500.000 per ciascuno dei fratelli. Intanto la difesa avrà modo di motivare la propria posizione e sostenere le ragioni e le scelte dei propri assistiti. Esce di casa per prendere un po' di fresco e non fa più ritorno. Remo Lanzi, 79enne di Torre Cajetani, è stato trovato morto dopo ore di incessanti ricerche. L'uomo, come ogni mattina, era uscito di casa per fare una passeggiata e per trovare refrigerio. Dopo alcune ore i familiari hanno provato a chiamarlo al cellulare, ma nessuno rispondeva. Così allarmati hanno avvisato le forze dell'ordine e subito dopo sono partite le disperate ricerche. L'uomo è stato ritrovato in un dirupo, ma oramai era privo di vita e a nulla purtroppo sono serviti i soccorsi degli operatori del 118 giunti sul posto subito dopo. Si pensa ad un malore con la successiva caduta nel vallone del paese. Un brutto episodio ha visto protagonista un autista di un bus Cotral al termine della corsa Ferentino-Piedimonte-San Germano agli stabilimenti FCA. Il bus, in quel momento fuori servizio, si apprestava ad andare al cancello 1 per riprendere la sua corsa. Avrebbe malmenato un extracomunitario per motivi da accertare nel tentativo di farlo scendere. Il video in poco tempo è diventato virale, un comportamento inaccettabile per l'azienda che ha già attivato l'iter disciplinare previsto in queste circostanze. Cotral respinge con forza ogni forma di violenza, si legge in una nota, anche perché da una prima ricostruzione dei fatti e dalle immagini del video apparso in rete si evince chiaramente che l'autista non si trovasse in alcuna situazione di pericolo. Secondo i prelievi effettuati dall'Università di Roma Tor Vergata non ci sarebbe diossina rilevante nei terreni esterni all'azienda Mecoris dove c'è stato l'incendio. Il sindaco Ottaviani può quindi revocare il divieto di pascolo e coltivazione. Dopo l'incendio del capannone dell'azienda di smaltimento rifiuti speciali Mecoris, che ha allarmato la popolazione per la nube di fumo che si è sprigionata per giorni nell'aria, il comune capoluogo si è affidato all'Università di Tor Vergata per effettuare test che accertassero o meno la presenza di diossina. I primi accertamenti e prelievi effettuati dall'Ateneo Romano, in modo particolare dall'equipe del professor Marco Sciarra, ne hanno però escluso la presenza rilevante nei terreni esterni all'azienda. A seguito della consultazione con i medici e i tecnici che stanno
stanno supportando nell'attività di controllo l'amministrazione comunale del capoluogo, è possibile revocare il divieto di pascolo e di coltivazione sui fondi agricoli, che era stato adottato in via precauzionale sulle aree circostanti. Si torna quindi alla normalità su tutta l'area che era stata coinvolta dalla presenza dei fumi, che aveva costretto l'amministrazione comunale, in assenza di analisi specifiche, ad adottare una serie di provvedimenti in via precauzionale allo scopo di tutelare nel modo più opportuno la salute pubblica e la pubblica incolumità. Intanto ieri in Commissione regionale rifiuti, richiesta da Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia, su segnalazione di Alessia Savo, esponente dello stesso partito ed ex sindaco di Torrice, si è svolta un'audizione sulle cause e sulle conseguenze per la popolazione ed il territorio a seguito dell'incendio Mecoris. Soprattutto si voleva acquisire dall'Arpalazio e dai funzionari della provincia del comune di Frosinone dati sulla tipologia e sul potenziale inquinante delle emissioni sprigionate, per portare all'attenzione del Consiglio e della Giunta regionale i fattori di rischio per la popolazione ed approntare efficaci deterrenti. È stata sottolineata l'urgenza di attuare rapidamente un piano di bonifica totale delle terre del Frusinate, la cui popolazione da troppi anni paga l'esposizione a molteplici forme di inquinamento, mai seriamente contrastato dalle istituzioni locali e nazionali. Le pesanti ricadute sulla salute pubblica e sull'ambiente di questi incendi, purtroppo ormai molto frequenti anche nel Lazio, esigono la messa in discussione del sistema di raccolta, selezione e riciclaggio dei rifiuti. Servono più tecnici e più risorse economiche per la selezione delle aziende affidatarie e per effettuare controlli frequenti, approfonditi di impianti, magazzini, trasporti, ma anche per dotarsi di tecnologie in grado di monitorare la diffusione, la quantità e la pericolosità del maggior numero possibile dei diversi agenti inquinanti, anche in tempo reale. Ieri la direzione del PD si è riunita per discutere dell'annoso problema dei rifiuti provenienti dalla capitale. È stato sottoscritto un importante documento. Il PD della provincia di Frosinone ha riunito ieri sera la sua direzione perché aveva un problema. Doveva esprimere ufficialmente la sua posizione in merito all'arrivo dei rifiuti da Roma dopo l'ordinanza del presidente della regione Zingaretti, che anche il segretario nazionale del partito, che li ha inviati per ripulire la capitale, ormai è avviata allo sfacelo senza un intervento risolutivo. La riunione di direzione, partecipata come non si vedeva da tempo, in realtà non ha fornito lo scontro che si prevedeva e si è terminata con un documento che richiama la solidarietà verso i romani a rischio epidemia perché immersi nell'immondizia, ma anche che questa è l'ultima volta che le province ripuliscono Roma, perché la regione deve approvare al più presto un piano rifiuti e la capitale deve avere il suo ciclo autonomo. Alfieri, una direzione per parlare del problema dei rifiuti romani, molto sentito in provincia di Frosinone, ne siete venuti fuori con una sintesi, un documento abbastanza articolato. Sì, è stata una direzione molto partecipata, c'è stato un confronto, un bel confronto intenso. Sono contento e felice che è stata partecipata, ma soprattutto anche della presenza di tanti sindaci, il contributo della presidente della provincia e dei consiglieri regionali del territorio. Siamo riusciti a trovare una sintesi comune, un documento finale alla discussione della direzione che è stata approvata all'unanimità, che prevede, che dice, vabbè, comunque denuncia l'incapacità della Regia a gestire il problema dei rifiuti della capitale e chiede al presidente della provincia Antonio Pompeo di individuare un luogo dove far nascere una discarica alternativa a quella di Rocca Secca, perché comunque ormai è esaurimento, secondo le nostre informazioni ha una capacità che può durare ancora 10 mesi e non di più, e non lo chiediamo al presidente della provincia perché comunque la competenza è della provincia. Questo per aiutare la Regione Lazio a chiudere il piano dei rifiuti, chiediamo alla Regione Lazio di chiuderlo il prima possibile, chiediamo al Partito Democratico Nazionale e a quello regionale di organizzare una manifestazione di protesta sotto il Campidoglio contro le inadempienze del sindaco di Roma Raggi. Un intervento di circa 200.000 euro sul cimitero comunale di San Marco a Boville Ernica. La giunta municipale del sindaco Enzo Perciballi ha approvato la variante al progetto, il cui iter era iniziato nel settembre del 2012. È stato necessario rivedere il progetto, spiega il sindaco, per meglio utilizzare gli spazi all'interno del civico cimitero. Abbiamo ritenuto necessario riportare la dislocazione dei loculi nelle nuove cappelle da realizzare allo schema classico adottato in passato. Nonostante siano trascorsi diversi anni dalla precedente
precedente progettazione abbiamo deciso di lasciare invariati i costi delle concessioni e i prezzi di realizzazione. Conclude, abbiamo dato disposizione all'ufficio di approntare il progetto esecutivo a cui seguirà il bando per la gara d'appalto. Il cimitero è il luogo in cui ogni cittadino rende omaggio e conserva la memoria e i legami con i propri cari estinti. Per questo riteniamo importante prendercene cura nel migliore dei modi. Da domani fino a domenica prossima si svolgerà l'undicesima edizione del Vico nel Lazio Country, 4 giorni dedicati ai cavalli e ai loro cavalieri. Fino a domenica 14 luglio a Vico nel Lazio, in località Cesalunga, presso la locanda dei Monti Ernici, l'Associazione Cavalieri Ciociari presenta l'undicesima edizione del Vico Country Festival. Saranno 4 giorni di festa dedicati ai cavalli e ai loro cavalieri, a contatto con la natura e le bellezze storico-naturali dei comuni di Vico nel Lazio e Collepardo. Le giornate saranno allietate da escursioni a cavallo, giochi pirotecnici, musica country e folk e pista da ballo. Tutto questo presso la locanda dei Monti Ernici, dove si potranno gustare ottimi piatti tipici locali e si potrà trovare ampio spazio per camper, tende da campeggio, giochi per bambini e tanto altro. Si inizia quindi domani sera con le bombe aeree che daranno l'inizio ai 4 giorni di festa. La prima serata sarà allietata da piano bar, mentre venerdì sera musica danzante con i The Legend e si potrà gustare pecora al sugo. Sabato e domenica ci saranno le giornate clou. Infatti sabato mattina a partire dalle ore 7 arriveranno presso la locanda dei Monti Ernici numerosi cavalli che, guidati da loro cavalieri, percorreranno i luoghi più belli dei Monti Ernici, passando per i pozzi del Monte Forchetta per arrivare a Campo Catino e poi scendere in località Campore, dove verrà servito il pranzo del cavaliere. Nel pomeriggio si farà rientro presso la locanda, dove in serata ci sarà l'esibizione dell'orchestra Cuore Italiano e delle ballerine brasiliane in costume tradizionale. Inoltre, per non far mancare nulla a tutti i presenti, ci sarà lo spettacolo con la ragazza Tequila, che farà impazzire i cavalieri e tutti i partecipanti. Domenica mattina si svolgerà l'escursione a cavallo nei fontanili dei Monti Ernici, per poi far rientro alla locanda per il pranzo, mentre la sera si esibiranno i DM Live e verranno offerti a tutti dall'Associazione Cavalieri Ciociari i fagioli alla messicana. La serata e la festa si concluderà con un suggestivo spettacolo pirotecnico. L'Associazione Cavalieri Ciociari e la locanda dei Monti Ernici vi aspettano numerosi. E adesso spaccia lo sport. È ufficiale, Alessio Tribuzzi torna a Frosinone, questa volta giocherà in Serie B con la maglia giallo-azzurra. Classe 98 faceva parte della primavera canarina per poi volare ad Avellino in Serie D. Alessio Tribuzzi è un nuovo calciatore del Frosinone, non così tanto nuovo poiché torna in Ciociaria dopo diversi anni. La sua è stata una proficua esperienza con la primavera giallo-blu che gli ha dato la possibilità di giocare con l'Avellino in Serie D. Il centrocampista classe 98 ha firmato un contratto quadriennale con la società canarina con scadenza il 30 giugno del 2023. Esterno offensivo con eccellenti qualità, Tribuzzi ha tutte le carte in regola per essere subito protagonista, considerata la sua predisposizione a giocare negli ultimi 30 metri e a fare dell'imprevedibilità la sua dote migliore. Il Frosinone ha bruciato la concorrenza, ma da settimane aveva ottenuto una corsia preferenziale. Oggi sarà lui l'unico nuovo volto della squadra che prenderà parte al ritiro dei giallo-azzurri. I dirigenti Salvini e Frara vogliono regalare al più presto al tecnico Alessandro Nesta anche 2 terzini. Pare che il polacco Zdzimiński sia già stato bloccato dalla dirigenza giallo-azzurra. Bisogna soltanto attendere lo svincolo automatico dal Palermo, che dovrebbe avvenire a breve. Stesso discorso per l'esperto terzino destro Alessandro Salvi. 2 profili importanti che potrebbero regalare tanto alla squadra. Oggi a Ferentino il raduno dei giallo-azzurri, la squadra che venerdì prossimo partirà per il ritiro al Terminillo. I giallo-azzurri sono arrivati presso l'hotel Fontana Olente di Ferentino per il raduno prima di partire verso il Terminillo venerdì 12 luglio. Sono 26 i calciatori convocati per il ritiro. C'è la sorpresa Tribuzzi, presente nella lista stilata da Mister Nesta. Presenti regolarmente anche Ciano e Paganini, 2 dei calciatori più richiesti in questi primi giorni di calciomercato. Il 25 luglio invece la squadra partirà alla volta del Trentino Alto Adige, esattamente a Ronzone, dove si fermerà fino al 31 luglio.
In questi 6 giorni la formazione di Alessandro Nesta è attesa anche da 2 amichevoli di assoluto valore. Una contro una formazione di massima serie che dovrebbe essere il Lecce, visto e considerato che svolge il ritiro non distante da quello dei ciociari. E l'altra contro una compagine di Serie B o tra le più quotate della Serie C. Anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci al prossimo appuntamento.